Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi torniamo a parlare di Doomsday Clock, con il numero 5 del seguito di Watchmen. Ai testi, ovviamente, troviamo il solito Geoff Johns, mentre ai disegni Gary Frank. Ma, visto che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ne abbiamo parlato, vediamo di fare un po' il punto della situazione. Ovviamente tutto il video è spoiler se non seguite la serie. L'universo di Watchmen è sull'orlo della tragedia. Dopo che il piano di Ozymandias, sviluppato nella serie originale, è diventato di dominio pubblico, ora la guerra con la Russia incombe e Ozymandias, Adrian Veidt, con l'aiuto del nuovo Rorschach, è deciso a ritrovare il dottor Manhattan per riuscire così a salvare la situazione. Come i lettori dovrebbero già sapere, il dottore si è rifugiato nell'universo DC, dove per motivi sconosciuti pare aver giocato con la timeline alla fine dell'evento Flashpoint, dando così vita alla realtà in cui al momento sono ambientate le serie attuali. Nella ricerca del dottor Manhattan, Ozymandias porterà con sé anche la coppia di criminali Mimo e Marionette, perché questa pare avere un collegamento con il supereroe blu. Insieme riusciranno quindi a superare il muro che divide le realtà, proprio mentre sulla terra di Watchmen inizia il conflitto nucleare. Giunti quindi sulla terra primaria, Ozymandias si scontrerà con Lex Luthor e con un redivivo comico, mentre Rorschach si farà spedire da Batman in manicomio dopo essersi infiltrato a Villa Wayne. In seguito riuscirà comunque ad evadere grazie all'aiuto della misteriosa Jane Doe, in realtà la supereroina del futuro, Saturn Girl. Nel frattempo, Mimo e Marionetta, abbandonati e ammanettati, riescono a fuggire e si danno alla pazza gioia, finendo per scontrarsi con gli sgherri del Joker. Ultima cosa fondamentale da sapere, il fatto che sulla terra DC, al momento, si è diffusa la cosiddetta teoria dei superuomini, che ipotizza che gran parte dei superumani americani siano stati in realtà creati in laboratorio, compresi molti dei supercriminali, e creando così un clima estremamente ostile ai supertizi, peggiorando nel contempo le relazioni internazionali. Qui comincia quindi questo quinto numero, intitolato Non c'è nessun Dio, un numero decisamente di passaggio in cui Johns continua a muovere le pedine sulla sua scacchiera. Ne approfitta per fornirci qualche informazione in più su come i vari attori internazionali stiano reagendo alla teoria dei superuomini, tema a cui fra l'altro sono dedicate le schede di approfondimento in coda al fumetto. Ovviamente Ozymandias riuscirà ad evadere dall'ospedale, finendo poi per incontrarsi e scontrarsi con Batman, e così l'uomo pipistrello finirà per essere defenestrato dal veicolo volante del gufo, finendo fra l'altro in mezzo agli sgherri di Joker. Pure lui. Ole, in questo numero ci tengo a segnalare la presenza, fra gli altri, proprio del Joker e di Black Adam, la versione più o meno malvagia di Shazam. In ogni caso, ancora una volta, questo quinto numero ci fornisce ben poche risposte, mentre in realtà le domande crescono. La teoria dei superuomini è reale? E chi c'è dietro? Ozymandias ha davvero un piano per trovare il dottor Manhattan? Perché sinceramente a me sembra che stia un po' vagando a caso, ma sarà un'impressione. Batman riuscirà a non fare un'altra figura di palta? Dopo aver portato in manicomio una persona che sa esattamente dove si trova la Batcaverna ed essere poi lanciato fuori da un aereo? Cosa nascondono i supereroi perduti della Golden Age? La lanterna verde originale che appare in questo numero sarà la chiave di questo mistero? In ogni caso, il fumetto continua a essere super interessante, con disegni ai massimi livelli, ma un costo per l'edizione italiana assolutamente fuori scala. Ma d'altronde, che possiamo farci? Ciao! Grazie per aver seguito questo video, se vi è piaciuto merita un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo e iscrivetevi a Pelati Fumetti su Instagram per essere sempre aggiornati. Noi comunque ci vediamo al prossimo video.